Che rapporto aveva con i suoi fratelli, Stefania? Andava d'accordo con loro? Silvano per me era su un piedistallo. Per me era qualcosa un po' come papà, di grande, di unico. Era il mio fratellone. Io infatti non tendevo a chiamarlo Silvano, io adoravo chiamarlo Ciccio. Con lui andava d'accordo, e con Maria Rosa invece? Fino all'adolescenza è stato un rapporto credo normale. Mi veniva a prendere a scuola. 13 anni più di lei Maria Rosa. Un rapporto normale, mi portava in giro in bici. Poi qualcosa si è rotto, ho alzato un muro. Ho alzato un muro perché per me lei era l'ostacolo tra me e l'affetto di papà. Quindi ho cominciato a tagliarla fuori. Se potevo la attaccavo per qualunque cosa. Cioè, per il fatto che secondo lei suo papà preferiva Maria Rosa? Lei a un certo punto ha detto Maria Rosa era il mio angelo custode, addirittura. Lei così si è espressa nel periodo in cui i vostri rapporti erano rapporti sereni. Però appunto quest'angelo, per restare nella metafora, a un certo punto è come se si fossero spezzate le ali, insomma, nel suo cuore. Sì. Lei tutto questo lo attribuisce al fatto che secondo lei il papà preferiva Maria Rosa? Sì. E un po' mi sentivo inferiore a lei. Lei era quella che riusciva comunque a avere il suo bel fisico, avere una vita normale, quella che io non avevo. Senta Stefania, la rivalità fra fratelli ha attraversato la storia. Caino è sempre fra noi. Ecco, per quanto la riguarda, io devo fare necessariamente riferimento agli atti del processo e alle perizie psichiatriche che nel processo hanno avuto un peso poi determinante. Sì. E in base a quanto adombrato appunto nelle perizie, lei Stefania, magari per quei chiletti di troppo che la presentivano il fisico e che le presentivano l'anima, a un certo punto ha cominciato ad avere anzitutto una scarsa considerazione di sé. Mi sentivo una nullità. Al punto tale che lei appunto si chiudeva e insomma sostanzialmente rifiutava la vita. Però, come da manuale di psichiatria, in questi casi si ha bisogno di un antagonista su cui riversare, in qualche modo neutralizzare il proprio scontento. Ecco, questo antagonista, cosa che accade spesso fra fratelli, perché ce l'abbiamo lì a portata di mano, lei l'ha individuato in Maria Rosa. È così, Stefania? Purtroppo sì. Ecco, questa sorella che incava a lei aveva tutto quello che lei, Stefania, non aveva. Cioè, praticamente, per fare un esempio, ecco, mentre lei, Stefania, era sempre un po' in lotta con la bilancia, Maria Rosa era sottile come un giunco. Era magra in modo irritante per lei, no? Maria Rosa andava in palestra tutti i giorni. Aveva la costanza. Che lei non aveva. Ecco, Maria Rosa perdeva un chilo alla settimana solo che decidesse di perderlo. Così? Quindi, a livello inconscio, Maria Rosa... Per me era un problema. Sì, Maria Rosa a livello inconscio sarebbe diventata il suo bersaglio, Stefania. Il polo di scarico del suo malessere. È così, Stefania? Lo è diventato, purtroppo. Ora che lei, Stefania, ragiona con mente libera, ecco, lei quindi è consapevole di aver iniziato a nutrire questa certa avversione per sua sorella, forse perché sotto sotto lei si rodeva di invidia per sua sorella. Sì. A proposito di questo problema che si è venuto a creare con sua sorella, che i vostri rapporti sono cambiati a questo punto. Sì, si è spaccato qualcosa. Cioè, lei Stefania come si regolava con sua sorella? Cercando di ricordare. No, a un certo punto io ho smesso di guardarla, ho smesso di ho alzato un muro. Per me lei era diventata invisibile, perché pensavo che tenendola lontana sarebbero spariti poi tutti comunque gli stati d'animo brutti. Le invidie, che mi sarei sentita meno inutile, meno schifosa nel guardarmi allo specchio.
Insomma. In realtà è sparita lei, ma gli stati d'animo sono rimasti. E semmai sono andati via via peggiorando. Lei aveva questo antagonista. Lei, Maria Rosa, insomma, era non solo il suo paolo. Era la discarica dei miei problemi. Però sua sorella risentiva di questo. Ed è sua sorella a dare una svolta alle dinamiche familiari che a quel punto si erano create. Ma perché Maria Rosa, che peraltro non aveva completato gli studi, quindi, no. Insomma, visto che non aveva un titolo di studio, con molta dignità, Maria Rosa era andata a fare l'operaia. Lei è figlia di un imprenditore, è andata a fare l'operaia in un calzaturificio. Sì. Però con la modica cifra che prendeva al mese, che adesso possiamo dire 1.000 euro al mese. Circa, sì. Circa, ecco. Lei praticamente se ne va di casa, va a vivere da sola. E va a vivere da sola con i suoi gatti felici, felicissimi, perché Maria Rosa li coccolava come fossero sì. figli. E con quella modica cifra, Maria Rosa, con la grande dignità che aveva, si affitta uno chalet a Guanzate. Sì. Poco vicino, no? Ecco, mi pare che dista 5 chilometri sì, da Cirenigo, ecco. E gioiosamente si installa in questo chalet. Stefania, lei come la prende questa decisione di sua sorella? Da una parte ero sollevata, perché comunque il problema si allontanava. Il suo problema. Quindi da una parte ero sollevata, da una parte mi faceva arrabbiare, perché lei era riuscita a andare via. Lei, a differenza di me, aveva trovato una scelta e aveva avuto il coraggio di farla quella scelta. Io rimanevo ancorata nel mio buco nero.